siamo in un bene confiscato alla criminalità organizzata a Salvaterra di Badia Polesine. In questa sede siamo 7 associazioni tra cooperative e associazioni che gestiscono dal maggio del 2016 questa casa. È stata nominata Casa della Cultura e della Legalità ed è stata intitolata all'unica vittima di mafia polesana, un certo appuntato Silvano Franzolin. Ed è stata inaugurata la casa nel 2016 da Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, e l'intitolazione è avvenuta nel 2018. In questa sede quest'anno si svolge il Festival dei Popoli, che è arrivato alla 38esima edizione. Il titolo è Colori dell'Ombra e il sottotitolo è Nuovi Cammini di Bellezza. Salute, giustizia, diritti umani, riscaldamento globale sono temi al centro del dibattito politico in questo tempo dove l'incalzante sequenza di eventi negativi nella cronaca quotidiana evidenzia il generalizzato disagio sociale causato dalla scelleratezza delle scelte umane. Purtroppo la moderna civiltà del benessere, anziché diffondere una cultura di pace in ogni ambito della vita sociale, oggi genera conflitti che direttamente osteggiano la civile convivenza e indirettamente provocano il dissesto ambientale. Perciò risulta per tutti difficile in questa situazione individuare cammini di bellezza, perché persistendo nell'errore di osservare la realtà esterna come aliena anziché considerarla come riflesso del nostro intimo sentire, avvertiamo unicamente il disagio dell'isolamento. Sarà quindi in futuro necessario elevare l'infantile istinto della sopravvivenza alla matura responsabilità del vivere secondo coscienza, prendendosi cura di noi stessi, costruendo relazioni umane con le altre persone e con il mondo che generosamente ci ospita. Dipende che cosa vuol dire per noi bellezza. Io penso che la realtà più straordinaria e più bella sia una vita gioiosa, essere contenti di vivere, perché se la bellezza si esprime attraverso quello che siamo tutti quanti dentro, io credo che sia la necessità di stabilire oggi un patto proprio personale, individuale, ma poi anche collettivo, con la vita in tutte le sue espressioni, dalla cosa più piccola alla cosa più elaborata e più completata come la coscienza di una persona. E allora la cosa bella secondo me è non tanto continuare soltanto a predicare che se le cose vanno così sarà finito il mondo, sarà finito il pianeta, sarà finita la storia, ma valorizzare invece tutto quello che ogni persona fa per vivere e fare in modo che tutto quello che sta avvenendo riguardo alle persone, riguardo agli animali, riguardo alle piante, riguardo agli elementi della terra, ecco, fare in modo che tutto entri dentro in una serie di rapporti e di comunicazioni e di impegni e di responsabilità che siano qualcosa che ognuno di noi si assume desideroso di dare il suo contributo. Sto accorgendomi che certe persone lungo i secoli sono state molto isolate. Sto parlando di Francesco d'Assisi. Alla fine che cosa ha fatto? È rimasto solo, neanche i frati poi l'hanno accettato perché hanno messo subito le regole dell'ordine. Allora la domanda è: perché queste persone sono ancora così importanti, così vive a questo mondo? Io penso che sarà molto importante per tutte le persone non tanto fare il numero e fare la grande partita di calcio e su questo mettere in subbuglio un paese, ma affrontare tutto quello che può succedere a partire dal bambino più piccolo. È la cosa straordinaria, è sul piano del cuore, sul piano dei rapporti. Un bambino che nasce è una grande potenza per le persone che gli vogliono bene. Ecco, io vorrei che il mondo trovasse questa bellezza dove tutti noi siamo una cosa straordinaria, è una cosa potente nella misura in cui è il cuore a decidere il nostro modo di trovarci, sia rispetto alle persone, sia rispetto a tutti gli elementi della vita in tutte le sue espressioni.
ogni anno facciamo una mostra, quest'anno l'abbiamo fatta diversa dal solito, abbiamo esposto 8 dipinti fatti dai carcerati del carcere di Namur a Bruxelles in un laboratorio di arti plastiche condotto da Michel de Chenonic. L'archivio della memoria, che è una casa editrice del nostro fondatore, Don Pier Antonio Castello, ha messo in luce la possibilità di questa creatività forte fatta dai carcerati. Noi abbiamo visto in questa forza dei colori e non solo, di una visione diversa da gente detenuta che ha dato questa espressione potente e forte nell'esprimere la loro creatività. Abbiamo preso questi quadri e li abbiamo commentati con fotografie dedicate alla pandemia. Noi abbiamo pensato che i colori dell'ombra fossero un'idea che possa portare a capire chi invece veramente è detenuto ed è in uno stato di non libertà. Anche lo spettacolo si è ispirato alla mostra, avrà lo stesso titolo, Colori dell'ombra, ed è eseguito da Thierry Parmentier, che è un danzatore, anche lui di Bruxelles, belga, lavora sui quadri, la sua danza sarà all'interno di questo quadro con musiche di Jacques Brel. Avec ou sans Beco. Pleure, je veux dire tous les deux, tout à l'heure c'était lui lorsque je disais il. Tout en castré qu'ils sont, ils n'entendent plus rien que les sons. La nostra associazione si chiama Centro Documentazione Polesano, è nata negli anni 70 ed è nata proprio sulla scia della enciclica di Paolo VI, Populorum Progressio, quando la volontà della Chiesa era da allargare ai laici la gestione sociale delle parrocchie, ma anche della società stessa. È nata proprio in questa spinta dedicata ai diritti umani, e i diritti umani allargati ai popoli, e per quello il titolo è Festival dei Popoli. Ogni anno ha avuto un suo sottotitolo proprio per dare un'idea concreta di cosa poteva succedere. Un anno è stato dedicato alla conquista dell'America nel 1992, e poi un altro anno è stato dedicato alla Seconda Guerra Mondiale, un altro anno alla disabilità, un altro anno ancora ai popoli indigeni, un altro anno ancora ai bambini come popolo del futuro. Quest'anno è dedicata a questi cammini, questi nuovi cammini, un tentativo di mettere in luce una cultura altra, fatta della gestione migliore delle nostre risorse. Bouche ouverte, sans un cœur, sans un mot. Elle connaît sa mort, elle vient de la croisée. Una proposta riguardo a questo, sulle relazioni. Fino a questo momento l'umanità, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha trovato un modo di trovare delle strade comuni nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Dopo la guerra, Seconda Guerra Mondiale, tutti quanti hanno desiderato dire basta con la guerra, ma invece andiamo avanti con un mondo diverso fondato sui diritti delle persone. Io credo che questa realtà vada modificata, perché i diritti dell'uomo alla fine rimangono dentro a una concezione antropocentrica. Se invece riuscissimo a mettere insieme i diritti della vita in tutte le sue espressioni, per cui anche la terra, che è un po' la placenta della vita di tutti gli esseri viventi, io credo che forse troveremo un altro tipo di strada e un altro tipo di impegno, perché altrimenti rimaniamo interni ancora ai conflitti che esistono fra le persone, con le armi, con le guerre, con le violenze, con i rifiuti, con i morti in mare, con tutte queste cose qua, rimaniamo ancora interni a una logica antropocentrica che non ci porta da nessuna parte, perché se l'importante è solo l'uomo e il resto non importa, che vada pure a mengo la terra, io intanto ci rimango, non è così.
i colori dell'ombra. È singolare che una proposta di libertà venga dai carcerati. È bellissimo la cosa che hanno trovato nell'esprimere questa realtà, e mi permetto anche di dire che quello che è successo nel carcere, quello che sta succedendo nel carcere, è proprio la dimostrazione ultima di una società che non intende accettare i rapporti, ma che accetta soltanto il rifiuto oppure il conflitto fino ad annullare anche l'altra persona. E qua viene fuori invece la novità, che l'animo umano è capace di trovare mille forme per esprimersi e per rapportarsi, se noi fossimo disposti ad accettare le persone con un sorriso per un verso, ma con grande responsabilità e anche con grande serenità per un altro.